Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube. Reaction della 11x10 in ritardo perché lunedì mattina Disney Plus ha messo effettivamente l'episodio, ma solo con l'audio in inglese, e per tutto il giorno fino alla mezzanotte di martedì, giorno in cui sto girando questa reaction, voi state vedendo appunto di mercoledì, non avevano sistemato, quindi di conseguenza ho dovuto rimandare di un giorno la pubblicazione della reaction. Quindi spero che mi perdonerete, ma non è colpa mia, la responsabilità non è mia, nessuno ha capito che cosa cavolo è successo su Disney Plus, e niente, io comunque l'avevo già vista una settimana prima, quindi nel caso comunque non avrebbero risolto, questa settimana vi avrei portato al massimo solo il video analisi, però per fortuna hanno risolto, quindi io sono già qua in trincea. Vi dico che mi ricordo proprio tutto quello che ho visto, perché io li guardo una volta sola sottotitolati, giusto per vedere quanto schifo, sempre si tratta di schifo, mi tirano addosso. In questo caso devo dire che per fortuna di schifo non ce ne hanno tirato addosso, almeno questo ve lo posso dire. Quindi vado alle ciance, guardiamo questo 10° episodio e commentiamolo poi insieme. La Madonna, ma non si vede niente! Minchia, Disney Plus, metti un po' di luminosità in ste scene, santo Dio! Oppure non so se è il mio telefono, non si vede niente! E la Madonna! Dove cazzo? Che stracazzo sono? Non è che non mi ricordo tanto sta... Sono Juniper, Jay e Daryl. Bestie dappertutto! Ma dove cazzo sto? Si sta chiedendo Judith. La Madonna! Ma cos'è la tana di sole enigmista? Ma vi prego, Daryl, ti prego, portali via! Dove cazzo siamo? E questo chi è? Oddio, povero Argy! Sì, vabbè, è palese. Chi è questo? Ubriaco! Ma sembra un Eddie Murphy a inizio carriera! Labirinto infestato. Allora sarà anche al Combo Vault. Sei stato bravo, Lupin. Ma se sei cagato in mano, Daryl! Poverino, però, vabbè. Oh, la Queen è tornata a fare i biscotti, sono cazzi amari per tutti. 30° giorno nel Commonwealth, però almeno adesso finalmente metto l'arco temporale, perché se capisce in cazzo. Oh, che carini, comunque da quello che si capisce qui i ragazzini sono con Daryl, quindi li hanno affidati a lui, ma per forza, non c'hanno nessuno. Che cosa ne pensi? Ecco. Ci vuole un po' per abituarsi a tutto questo. Sembra che se la cavassero benissimo anche molto prima che arrivassimo noi. Forse non dobbiamo fare nulla perché funziona. Devo sempre fare qualcosa perché funziona. Giusto! L'avevo intervistata prima che finisse il mondo, sì. E hai anche fatto cacciare suo zio dal congresso. Bene! Sei stata tu. Perché Connie era una giornalista investigativa ed era molto in gamba. Dovresti chiederle di ballare. Vado a lavorare. Carol, basta cercare di spingere sto uomo in mezzo alle fregne. L'ultima volta non è andata bene, per quanto Connie sia una brava donna. Basta. È vero che loro abitano in altri alloggi perché sono entrati nell'esercito, giusto, giusto. Stanno facendo il reclutamento. Ti trovi meglio? Per niente, sembra fatto di carta questo posto. Hai dormito? No. Mamma mia, che merda. Ma neanche le case popolari della Sicilia. Tuo padre l'ho recuperato dall'incendio a Hilltop. Perché sapeva quanto fosse prezioso per me. Che ma bella c'è qualcosa cosa. Di più prezioso ed è la tua famiglia. Dai, che bello. Quindi questo guinzaglio è tuo. A due condizioni. La prima, che ti renda sempre felice come ha fatto con me. E la seconda, che tu onori la memoria di Shiva. Che bella. E pensi a lei quando ci giochi. Che bella cosa. Bellissima, bellissima questa cosa. Lo zio Ezekiel. Divertiti, piccolo. Che bella cosa. Anche perché Ezekiel e Jelly sono come fratelli. Fate attenzione. Picchia. Picchia, lei è già in missione. Ma guarda, comunque l'ospedale, ma neanche mi guarda. Ma vi prego, ma voglio andare lì, ma subito. Che gli ha ciullato le chiavi alla... E lei è già in missione adesso. La Carol non la si ferma. E a tutti quelli che già dicono: ecco, sta facendo casino, sta facendo le cose per la sua famiglia. Cioè, ragazzi, basta, lo farei anch'io per il mio ex marito, comunque per una persona a cui tengo. Sta sbirciando la cartella clinica di Ezekiel. Oddio. Chi è? Tommy? Ah sì, è Tommy, è il fratello di Yumiko. Poverino, lui non ci voleva tornare a far sta vita. Potrei stare con Espinosa. Siamo una buona squadra. Ho chiesto la tua opinione. Minchia. Espinosa Green.
Dixon. Minchia, Daryl non si fa mettere i piedi in testa in questo modo, è proprio dura per lui, eh. Ah no, Daryl, dai, dovete collaborare, però anche tu, Cristi Dio, vabbè che è in character con Daryl, eh. Lui sta dando il coltello, Daryl non l'ha voluto. Però non è questo l'obiettivo, vabbè che Daryl è così, è in character, lui è... fa tutto da solo, o comunque con chi conosce. Non si fida di chi non conosce, e questo ci sta. Però Rosita invece sta facendo un buon lavoro a dispetto suo. Cioè però che a Daryl ha rotto anche il più rincoglionito, ma cosa cazzo glielo ficchi nel collo? Ficcaglielo nella testa! Ma sei deficiente! Gli ha dato proprio il più cretino a Daryl però, eh! Minchia Rosita, gli ha staccato la gamba allo zombie! E gli ha perforato la testa colosso! Ma che schema bellissima, ma grandissima! Ho detto velocità e lavoro di squadra. Green e Spinosa, ben fatto. È vero! Dixon, vieni con me. Ale, in punizione! Via stronzo! Nell'angolo sui ceci! Ma Carol è in questa cantina perché ha visto Lance buttare del vino che non va bene per la cagna maledetta. E adesso credo che stia cercando qualcosa, non lo so bene. Comunque il suo cervello macchiavellico sta già lavorando per aiutare Ezekiel. Oddio, se la vuole mangiare! Cosa ci facevano poi degli zombie in una cantina di vini? Quasi messi di guardia! No! Brutta bestia, morto con un cavatappi! Dalle una sacca. Adoro i volontari. Specialmente di bell'aspetto. Ma affanculo, minchia. Questo Sebastian deve morire, ma in un modo atroce. Avete mai visto Kiss of the Dragon e l'ago nel collo? Così deve morire. Andatevi a cercare quella scena. Per quale motivo lo hai fatto? Tu stai scherzando? Lui sarebbe un futuro soldato del Commonwealth. Sua ragazza ha dei problemi, mandatelo dallo psicologo. Minchia, non è il fucile, non è Pamela che porta il fucile che porta Pamela. Sì, certo, finché poi c'è una madre però che lo guarda così da schifo. Questi ragazzi diventano così perché cercano l'approvazione dei genitori e diventano dei potenziali serial killer perché hanno dei genitori così. Ha fallito un altro esercizio di team building? Sei abituato a gestire le cose da solo. Sì. Ma non funziona così qui. A volte dobbiamo organizzarci tra noi per vincere. Che cosa c'entra con quel piccolo cazzone egocentrico? Questo posto è il migliore che io abbia visto. Sì, credici. Qui potrai vivere decentemente. Sì. E vorrei che tu ce la facessi. Sì, questo va bene. Ma esci dal tuo dannato mondo. Sì, Mercer. Tanto lo sappiamo che anche tu non la pensi davvero così, quindi stai zitto e non rompere i coglioni. Scusate, c'era la fila. Allora, ascolta, io non voglio mancarti rispetto a nessuno, ma queste sono le case popolari del sud, eh. Lo dico da metà siciliana, queste sono le case popolari che ci sono al sud, eh. Cane! No, ehi. Daryl? Sì? Posso avere la paghetta? Amore! Aspettiamo che io abbia un lavoro retribuito. Ma non si possono sentirti. Non possiamo restare. Ecco. Allora, c'è da dire una cosa. Qui non stiamo guardando. Io sì. Allora, voi i bambini vogliono restare qui anche dopo che Alexandra sarà ricostruita, a quanto pare. È carino qui. Finché mia madre sa dove trovarci. Voglio restare. Bella, guarda, tua madre potrebbe anche non tornare. Comunque qui stiamo vedendo. Non stiamo vedendo Daryl in questione. Stiamo vedendo Norman. Norman papà. E se lo seguite sui social, lui è un papà fantastico. Come lo hai scoperto? Mia madre mi ha insegnato a osservare. Oh, 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 oh. Quindi riesci a intuire sempre tutto, eh? Qui hanno cambiato alcuni dialoghi, non ce la faccio. Ho un amico che aspetta di essere operato e vorrei che lo mettessi in cima alla lista. Oh, 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 oh. È complicato. Non per te. Non va bene. È il primo passo verso la ribellione. La storia non ha insegnato un cazzo a queste persone. Rivoluzione francese, Maria Antonietta, se hanno fame mangeranno brioche. Tac! Via la testa. Ah, oh, poveraccio. No, si vede che non sta bene quest'uomo qui. Non sta. Te sei un medico, per Tommy piano. È rosso, cazzo, non è il vino bianco, è rosso. Sì, sembra proprio uno di quei balli medievali in cui i poveracci morivano di fame e gli altri
Ricorda parecchio questa la situazione dell'impero di Francia di Maria Antonietta. Poi ne parliamo. Al Sebastiano. No, senti, non mi puoi prendere per il culo d'Arena in questo modo. Accidenti. Ti odia. Era un sorriso di odio. Sì, sì. Aspetta, dal culo così. È arrivato coso. No, c'è rimasto malissimo. È morto dentro Lance quando è arrivato Mercer. Mercer è molto popolare tra la popolazione. Questo è molto importante. Detesto questi grandi eventi. Oh, è vero. Si vede. Vuoi renderlo più interessante? Oh, la sto invitando. Ma che bella cosa. Sarei davvero. Nel fumetto loro hanno una storia. Mi è stato detto questo. Che belli che sono. Oh, guardali. Lei con la coroncina. Il nome? Lei è con me. C'è un dress code, signore. Le ha allungato il braccio. E se ne fotte. Hai idea di chi sono io? Ma te la stravaffanculo. Te il dress code. Grande. Mercer è uno dei migliori. Cioè, basta. Basta, lo adoro. Lo adoro. Ti ricorderai che mio padre la adorava quando era alla Casa Bianca. Minchia, il padre di questo era alla Casa Bianca, mica si capiscono tante cose. In maschera. Cosa direbbe suo padre della divisione in classi? Minchia, che si vede. Che domanda da strizzaculo! Che ci abbiate trovati. Noi apprezziamo e celebriamo ogni singola persona che contribuisce alla nostra vibrante comunità. Infatti, voglio presentare. Minchia, come ha sviato la domanda, è proprio un politico! La prego, deve smetterla. Porca! Non avvicinatevi! Ostaggio! Non avvicinatevi! Voglio solo parlare. Per favore, parli con me. Avrei dato la vita per questo posto. Come mi chiamo? Non lo so, ma vorrei saperlo. Tyler Davis. Ero un soldato. Ho provato a mettermi in contatto con lei. Un solo errore e ho perso tutto. Aia! A lei solo questo importa. Teste sfarzose e dipinte. Esattamente come Maria Antonietta, ragazzi. Non persone come me. Non siamo niente per lei. Siamo solo da sfruttare. Ti sbagli, Tania. Mi sa, ragazzi, Tania. Qua la cosa non è tanto buona. Io sono come te. Sono come te. Aia. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Anche lei la pensa come lui. Te l'ha sussurrato piano. Comunque mi sa che sto Commonwealth non è proprio idilliaco come si pensa. L'ha trovato, ma poverino! Non era mia intenzione. Io volevo solo parlarle. Per farle capire. Ma non ci sarei mai riuscito. Aia! Si è portato il coltello alla gola, no, eh? Ho violato il protocollo. Con una prigioniera. Mi ha picchiato. Ho perso il mio appartamento, la mia carta di credito. Non posso aiutare mia sorella o i bambini. Dai, ma che cos'è sta cosa? Ma minchia, ma è meglio il mondo là fuori. Ma vi prego, spero che i nostri cambino le cose. Stavolta sì. Hai preso il bastardo. È arrivato il bastardo. Tu sei un bastardo. Finalmente ne hai fatta una giusta. Mamma, minchia, ma spero che ti ficchi una freccia nel culo, guarda. Tu l'hai preso. Vai, portalo a tua madre. Minchia, che aria di che superiorità, Daryl il grande. Sì, e l'ho fatto anche per perché così almeno se vuole stare zitto può entrare nell'esercito e badare ai bambini. Lui lo sta facendo per quei due marmocchi che quella stronza di Michonne gli ha affibbiato, poverino. Sono lui, figurati, aveva già preso che non sarebbero già andati in New Mexico. Va, tutti con l'applaudono. Sì, bravo, bravo, sulla ghigliottina. Spero che li mettino tutti sulla ghigliottina, guarda, questi due. Mi stanno già su coglioni. Ben fatto, Sebastian. Sì, credici, bella. Sì, Mercer ha capito che è stato lui, non è scemo. Portatelo via. Liberarvi di me risolverà qualcosa. Sì. Cammino. Ce ne sono altre migliaia come me. Resisterà il Commonwealth. Visibilità per i lavoratori. Uguaglianza per tutti. La rivoluzione francese è iniziata così, ragazzi. Ce ne sono altre migliaia? Sì? No. Assicuratene. Minchia, proprio poco viscida questa qui, eh. Ragazzi, ma dove cazzo siete finiti? Ma vi prego, ma ammazzateli tutti e prendete il comando, ma subito però. Minchia, l'hanno capito che sto posto è marcio. È marcio dall'interno però. Dica, Carol. Allora, com'è andata col vino? Bene. Un buon primo passo.
qual è il prossimo? Ticchia. Sono felice che tu lo chieda. Ticchia, questi sanno già. So che prima era troppo doloroso, ma... Oddio, la scatola con le cose di Harry. Questa appartiene a te. Dai, che carino. Una bella scena questa. Questo può essere un nuovo inizio. Se tu vuoi che lo sia. Come stai in realtà? Alla grande, Madonna, non ce la fa proprio. Ancora motivi per sorridere. Ubriachiamoci, dai! I nuovi inizi. Qui hanno iniziato qualcosa di nuovo, ma non vuol dire che sono tornati insieme. Semplicemente hanno iniziato qualcosa di nuovo. Non è male. Non è male per niente. Prendi sempre il bicchiere grande. Mm-hmm. Cacciocchettona! No, Madonna! Daryl vestito come uno Star Trooper! Non si può vedere! Comunque, beh, Daryl è entrato nell'esercito. Sono passati 3 giorni. Ho giurito col vestitino. Sei bellissima. Oh! Grazie. E tu hai un aspetto ufficiale? Sì. Ho l'aspetto di uno Star Trooper con Wish. Io non mi sento ufficiale. Ti ho preso una cosa. Cosa le hai preso, amore della zia? Sì! Ah, un giradischi per il vinile, amore. Oh, finalmente può ascoltarsi sto benedetto disco dei Motorhead. Ah, aspetta, abbasso del tutto. Vabbè, che tanto questa è l'ultima scena, quindi ve la posso anche descrivere io senza suono. Perché no, veramente, ragazzi, ultimamente stanno veramente sempre lì col copyright. Comunque questa credo che sia Rosita. Sta guardando nell'armadio del tizio. Ecco, trovato qualcosa. Forse una, cioè, ecco, c'è la doppia parete. Oh, la Madonna. Resistere, uguaglianza per tutti. Minchia, questa è la vera tana di uno della resistenza. Oh, la Madonna. Oh, visibilità. No, ci sono appesi un sacco di per i lavoratori, insomma. Qui c'è una ribellione in atto, ragazzi. Sinceramente io sono con i ribelli, perché il classismo è una cosa che non mi è mai piaciuta. E Commonwealth per i lavoratori, cose macchiate di sangue, non va tanto bene la situa qui, ma anche Rosita se ne sta rendendo conto, ragazzi. Vabbè, l'episodio è finito, vi chiedo scusa se ho preferito togliere il volume verso la fine, ma con le canzoni vi dico che mi hanno demonetizzato il video di Bambi, perché ho messo una canzone che usano tutti poi su YouTube, un po' troppo alta, perché mi serviva appunto per uno sketch che avevo fatto. Allora, è stata una puntata di transizione, chiaramente abbiamo visto i nostri eroi in una nuova realtà, comunque adesso ne parliamo nel video di approfondimento. Io vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link della pagina Facebook di Carol Italia di The Walking Dead Family. Carol Italia, oggi che è mercoledì, ieri abbiamo fatto la live, quindi se ve la siete persa e volete vedere me e Carol che parliamo in maniera proprio più diretta con il pubblico di questa puntata, andate in descrizione e troverete appunto la live pubblicata. Vi ricordo comunque che su Carol Italia siamo in live, salvo imprevisti, ogni martedì alle 21. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, seguitemi su tutti i social, Instagram soprattutto perché li tengo aggiornati su tutto, TikTok e Wayweful. Tasto grazie se volete sostenermi in maniera un po' più venale con una donazione e sostenermi un po', anche permettermi anche di migliorarmi tutto quanto. Ragazzi, non è stata una brutta puntata, una puntata di transizione che perlomeno non ci ha gettato merda addosso. Io vi mando un bacione enorme, noi ci rivediamo domani con il video di approfondimento e poi in settimana con i nuovi video. Ciao a tutti!